Era partito questa mattina all'alba da Rimini, dove ieri pomeriggio aveva fatto una sosta tecnica. Al titolare dell'azienda di trasporti per la quale lavorava aveva detto che sarebbe rientrato in mattinata. Ma Gianluca Marchetti, 53 anni, di Foligno, dipendente di una ditta di autotrasporti di Gualdo Tadino, a destinazione non c'è mai arrivato. Si è schiantato qui, poco dopo la galleria di Cagli Ovest, mentre era alla guida del suo tir e stava percorrendo la strada provinciale 3 Flaminia in direzione Roma. Poco prima dell'uscita di Cantiano, l'autista che trasportava piattelli per il tiro a volo ha perso il controllo del bilico, forse per un colpo di sonno oppure per un malore. Ha invaso prima la corsia opposta, dove stava transitando un furgone frigorifero con derrate alimentari per la ristorazione, poi nella corsa ha divelto il guardrail ed è finito sulla strada comunale di Cantiano a fianco alla superstrada, finendo per schiantarsi contro il muro di contenimento della vecchia Flaminia. Nell'impatto l'altro conducente, Walter Monaci, di 36 anni, del posto, è rimasto miracolosamente illeso e si è visto praticamente passare la morte in faccia. Un metro prima e l'auto articolato lo avrebbe centrato in pieno. Trasferito all'ospedale per accertamenti, è stato poi dimesso. Sarà forse necessaria l'autopsia invece per stabilire con esattezza le cause del decesso dell'autista di Foligno, sposato e con un figlio. Sull'asfalto ci sono i segni della frenata e questo potrebbe tenere aperte anche altre ipotesi che sono al vaglio della Polizia Stradale di Cagli. Pesanti le ripercussioni anche sul traffico locale. Dalle 6:30 del mattino sia la strada provinciale 3 che la vecchia Flaminia sono rimaste chiuse. Uscite obbligatorie a Cagli Ovest e Cantiano. Imponente anche il dispiegamento di uomini e mezzi dai vigili del fuoco di Cagli e dei distaccamenti vicini, ai vigili urbani di Cagli e Cantiano, agli uomini dell'ANAS e del soccorso stradale per la rimozione dei mezzi pesanti coinvolti e la bonifica del piano viabile. La superstrada è stata riaperta poco prima delle 15:00.